Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko, Alice e bentornati sul nostro canale. Allora ragazzi, è tardissimo, sono le 10 di mattina, noi dobbiamo andare a fare la spesa perché non abbiamo niente. Dobbiamo fare colazione, pranzo, merenda, cena con soltanto cose marroni. E secondo te ce la facciamo a trovare roba marrone? Io non lo so, scopriamo. Io so solo che c'è il cioccolato marrone. Infatti, non è che mi vengono tante cose in mente. La Nutella. La pasta integrale. Facciamo la pasta integrale con la Nutella, andiamo al supermercato. Ciao. Ricordatelo. Eccoci ragazzi. Raga, ho già in mente una cosa. Pasta integrale. No, anch'io avevo in mente quella cosa lì. Però non l'hai detto, quindi non vale. No, non l'ho detto. Oh, che palle la pasta integrale, non mi piace. Ma è buona invece, vediamo se c'è qualche sughetto marrone. Non è marrone. Come, non è marrone questo? No, cioè, ragazzi, per lui questo è marrone. Ma questo, perché? Questo è un arancionino, mio. Questo è marrone, se sei cieca non è colpa. Dai, su, stai zitto. Questo è marrone, non puoi dire niente. Non è marrone, quello è un rossastro, no, mio. Allora, pasta integrale, presa. Ma che schifo. Questo è marrone per forza. Questo è marrone, non quella che... Sì, ma non la fare cruda come fai di solito. No, non la fa... Mangiamo questa qua con no. I fagioli che sono marroni. È spettacolare. No, fidati. No. I fagioli sono marroni, no? Togli i fagioli, mi, per favore. Tu la mangi bianca, io la mangio vabbè, bianca. Dai. Marrone. La ricerca del marrone. Ma questo secondo te è marrone? No, Alice, questo è nero. C'è pure scritto qua, nerone. No, i fagioli, no. Io non li mangio. Che buoni. Che buoni. Allora, patè di olive, marrone da spalmare in un pan carré integrale, quindi marrone. Oggi è tutto integrale. Tutto marrone, diciamo. Sì, tutto, oggi mangiamo bene. Qua sono i fagioli, mi. Secondo lì c'è rosso, cioè. Guardate, guardate che marronazzi. Rigorosamente di sottomarca. Certo, ovvio. No, beh, la garofola è marca, Secondo voi qual è più marrone? Io dico questo. Tra l'altro pure il tappo è marrone. Dai, va bene, prendiamo quella. Prendi quella. Ok, ci sono. Solo che 500 grammi, se non mi piace, vabbè, c'è l'agnese, dai. No, ma crema di arachidi, però. Tutte quante sono. Ah, il burro di arachidi si chiama, no? Sì, più o meno sì. Burro di arachidi, sì. Ok, allora prendi questo, prendi questo. Ok. Vieni, andiamo a prendere qualcosa di marrone, vieni. Allora, io proporrei dei cereali. Questi sono marroni, Mirko. A me piacciono. Ti prego, dimmi che questo è marrone. È un beige quello, mi. È semi marrone, o no? Cioè, io gli dico questo e lui deve dire questo. Andata. Cioè, alla fine decidi tu. Le mandorle sono marroni, Alice, dai. No, ma questo è più marrone. Ali, dai, le mandorle sono marroni. Ma Mirko, ma dai. È un marrone chiaro, ma è sempre un marrone. Bravo. Io mi prendo anche questo, scusa. Falsi, falsissimi. Ma se non ci sono queste 5. È vero. Ogni giorno. Bugiardi. Cioè praticamente ogni giorno vincete una pizza. Bugiardi. Una cioccolata ora, vieni. Mi, andiamo, mi fai perdere tempo. Tipo un tramezzino con patè di olive. Ma tu non mangi un tramezzino per pranzo, io ho fame. Allora, siamo nel reparto cioccolata, perché marrone è la cioccolata, marrone. Quindi io direi che ci prendiamo una bella cioccolata Novi, va bene? No. Vi, lo sapevo. Sì, prendi questa qua gialla, l'edizione gialla. Vabbè, prendo io. Convivere con Mirko, check. Devi prendere quelle alle mandorle perché lui dice alle mandorle. Devi prendere quella al latte perché lui dice al latte. Devi prendere il patè di olive perché dice prendi il patè di... Questo vuol dire stare con Mirko. Poi dice che io decido tutto. Lui decide tutto. Battiamo questo mito che il cioccolato è buonissimo. Il cioccolato è buonissimo. Sai cosa direi, Mirko? Okay. Andiamo a prendere il pan bauletto integrale. Ah, ecco, quello stavo cercando. E poi ce ne andiamo perché direi che è ora di iniziare a lavorare. Direzione pan bauletto, ragazzi. Pane integrale. Quale prendiamo? È il più marrone che c'è. Questo wow! È abbastanza morbido. Madonna. Ok, vamos. Mamma mia, ragazzi. Marrone. Che spesa di merda. Oh, l'avete capita? Marrone. Oh, da bere. Non c'è niente da bere di marrone. Brava Alice, paga. Fai la parte, sì, più importante. Allora, mi servirebbe il mio telefono, Mirko, per passare la carta payback. Payback, cosa vuol dire che ti ridanno? Eccoci ragazzi, abbiamo appena fatto acquisti. Adesso andiamo a casa e prepariamo la colazione. Ho una domanda, una piccola curiosità. Dimmi. Ma secondo voi, dopo aver mangiato tutte queste cose marroni, di che colore la faremo la cacca? Non te l'aspettavi, originale. Sincera, no, non me l'aspettavo, sono sincera. Allora, ragazzi, iniziamo con il frullatino. Dai, veloce, che ho famissimo. Allora, prendo un goccio d'acqua, perché io la faccio con l'acqua, il mio. Ma l'acqua è trasparente, non è marrone. Poi
prendo una banana. E non è marrone. Ho capito, ma poi c'è il cioccolato. Ragazzi, frutta marrone e ancora non ne ho trovata. Cioè. Allora, diciamo che il mix delle cose poi diventa marrone. Diventerà marrone. Spezzo la banana. Frutti di bosco. Ma non sono marroni. Per lo stesso principio di prima. Non mi devi fare i primi piani che sono un cesso. Nero e rosso fa un po', fa marrone. No, ma infatti diventa marrone, ho già provato un sacco di volte. Prendo il cioccolato, cioè sono proteine in realtà al cioccolato, vedete che sono marroni. E dopodiché? Vai, frulliamo tutto. Vado? Se non vedo il marrone mi arrabbio, eh. Vai. No, raga, è viola, no. L'ho fatto un sacco di volte. No, ma infatti diventa marrone, ho già provato un sacco di volte. Ma no, raga, no, non ci posso credere. E ora come fai? Punto in meno, cosa devo fare? Raga, ammonizione per Alice. Oh, cosa faccio? Lo butto. Secondo frullato, banana. Posso farlo io? No. Allora, il latte, perché io sono un amante del latte. No, perché con l'acqua diciamo che è un po' in sapore. Devo aggiungere un pizzico d'acqua. No, non la voglio l'acqua io. E no, per forza, c'è troppo poco latte. Non la voglio l'acqua. Va bene. Va bene, mattina. No, no, adesso non te la metto l'acqua perché mi ha rotto già tre quarti. Dai, metti un po' di acqua. Vale con l'acqua. Cioccolato. Mettine un po' di più perché sennò non viene marrone. Questo è marrone. Ammirate. Ragazzi, ammirate una persona che rispetta le regole e rispetta le challenge. Ma stai non come Alice che deve sempre fare di testa sua e rovinare tutto. Mirko, hai barato. È rosa. Il bicchiere? No, vedi che contenuto è rosa. Guarda. Facciamo un po' di caffè latte. Cioè mi sa uno dei miei vlog, capito? Vado. Sì, noiosi. Un po' di caffè nella macchinetta. Ma che scorreggi? Sì. Anna, ho tarato un scorreggio. Ecco qua il signor caffè. È assurdo, è proprio assurdo che noi non abbiamo mai preparato così la tavola per una nostra colazione tra noi due. Però per questo video del cavolo sì. Facciamo vedere quello che abbiamo preparato. Ok, allora, caffè latte per Mirko. Ok, rigorosamente marrone. Insieme ai cereali alla mandorla o a quelli là, cereali al cioccolato. Che in realtà piacciono più marroni. A me. Poi per me un caffettino. Che è marrone. Poi abbiamo il frullato. Il frullato di Mirko, sì, con esatto. Banana, cioccolato e latte. Poi abbiamo il pan carré integrale. Okay. Rigorosamente marrone da accompagnare con una fantastica Nutella che indovinate un po' è marrone. E poi... Raga, scusate. E questo, ragazzi, è il frullato di Alice. Perdonatemi. Un minuto di silenzio per questo viola. Frullato che è venuto viola. Viola. Meno male che lei lo fa ogni giorno. No, ma infatti diventa marrone, ho già provato. Allora, è vero, io lo faccio ogni giorno, ma con le fragole. Ma c'erano anche le more qui e quindi è venuto viola, capite? Allora, facciamoci un cin prima con questo. Vai. Un sorseino. Un sorseino. È buonissimo. No. C'è del caffè latte in questo zucchero. Madonna che amaro, ma quanto caffè c'è? Parecchio. Dovevamo farlo marrone. Io non bevo caffè, ragazzi. Non riesco a capire il sapore di questo. Non mi piacciono. Né questo né questo. Sei pazzo. Buonissimi questi. Raga, nutellazza pesante. Siccome Mirko questa settimana tra l'altro è pura dieta. Madonna, veramente, sembra fatta apposta. Basta! E ho capito, una volta che lo faccio bene, no? Certo, certo. Eccoci qua ragazzi, la spesa per il nostro pranzo. Mangeremo pasta di legumi con fagioli. Questa è pasta di legumi? Eh sì. Spettacolo. Allora ragazzi, siccome per colazione ci siamo sbaffati un bellissimo frullato fatto dalla qui presente Alice, adesso pensavamo di fare per pranzo una pasta con i fagioli e per cena rimanere leggermente più leggeri, eh sì, questi qua tostati con del patè di olive taggiasche. Bravo. Allora ragazzi, anche se l'olio non è marrone, devo mettere un po' d'olio. Dopodiché si zicano i fagioli. Io avrei fatto anche un bel soffritto di cipolla, però la cipolla, ahimè, non è marrone. Buttiamo così i fagioli senza né arte né parte. Un cosino per girare, possibilmente marrone. Guarda!
Allora ragazzi, anche il mestolo per girare è marrone. Tra l'altro guardate che è grande. Non so perché Alice compri una roba così. Forse per picchiarmi l'ha presa. Sì, esatto, per quello. Da un minuto, due minuti io metterei un bel po' d'acqua fino a qua e farei una bella zuppa marrone. Allora raga, mi sono dimenticato di riprendere. Abbiamo fatto un piccolo accorgimento. Siccome mettendo l'acqua veniva tipo trasparente, ho aggiunto un pizzico così di pomodoro, in modo che, vedete, guardate, è vero, è marroncinissimo. Vedete, adesso è proprio un marrone preciso. Chi sta imitando, ragazzi? Pasta ai legumi, ragazzi, la mettiamo. Adesso la pasta dovrebbe appunto risucchiare l'acqua. Alice si è mangiata la pasta cruda, raga, non avete idea. Ragazzi, ho una fame che non potete neanche immaginare. Ragazzi, guardate, ci siamo quasi, guardate la cremina. Mamma mia! L'amido della pasta ha creato appunto questa cremina, quindi l'acqua si è trasformata, si è metabolizzata in cremina. Spettacolare. Io aggiungerei un pizzico di pepe nero per renderla ancora più marronicea. No, perché è già un po' piccantella, sai? Un po' di peperoncino. Amore, madonna, però è piccante. Mangiamo qua sopra perché così non abbiamo la tovaglia marrone, usiamo questi qua. Cos'è sta roba nera qua? Niente, questo lo prendi tu, grazie. Allora raga, questo è l'impiattamento. Guardate, guardate quanto marrone c'è in questo video. C'è della pasta in questo calore. Mangiamo, ti prego. Perfetto, mangiamo, ciao ragazzi. Ok, belle spocche. Sì, si mangia col cucchiaio questa pietanza, ma non importa. Non te l'ho messa dentro. Vai, voglio sentire il tuo giudizio, se fa schifo o se è buona. Dai, basta, mangiamo. Su, basta, stacca la testa. È buona? Buonissima, te lo giuro. E la cottura? Perfetto. Il sale? Allora, il sale è perfetto, la cottura è troppo molle. Ragazzi, ore... che ore sono? Le 8? Giustiono. Le... Dai! Allora, guardate che cosa ho preparato. No, non lo fare come vuoi tu. No, l'ho preparato io, tu le solo scaldate. Ma vuoi smettere di starmi così attaccato? Ma allora spostati, come... Scusa, come cioè, faccio? Cioè, io devo fare così! Ah no, va bene, faccio io così, dai. Dai, che ti cade al contrario! Wow! Wow! Allora, raga, abbiamo messo questo, il patè di olive taggiasche. Esatto. Con il gran bauletto integrale. Raga, siccome non abbiamo ancora fatto merenda, faremo un po' tutto insieme e assaggeremo un po' di tutto. Buono! Sì, è buono, però l'idea di di mangiare solo questo. Vabbè, faccio mangiare anche il burro d'arachidi. E anche il cioccolato a noci. Buono! E perché della mulino bianco, vero? Mulino marrone. Allora, no, no, no! Dai, non ti spoilerare il gusto, io non l'ho mai assaggiato questo. Neanche io mai, credo allora. Che sia salato però. L'odore è buono. Madonna, che buono l'odore! Secondo me, raga, per fare una crema così, cioè la gente ha masticato tutti questi arachidi e poi li ha sputati. Fai vomitare. Voi avete mai visto una che tiene un coperchio con il dito senza fare pressione? Sono la prima al mondo. Non cade! Allora, facciamo una cosa, l'assaggio prima io e tu in base al mio sguardo devi capire se è buono. Vai. Vado, raga. Non ho mai assaggiato, questa fa parte della merenda, giusto? Sì, abbiamo unito merenda e cena, chi se ne frega. Vado. Ok, fa schifo. Che schifo! Aspetta, non riesco a capire. Non mi piace. Sapevo. No, però poi arriva il gusto buono. C'è del bianco, c'è del bianco. È troppo stupido. C'è è marrone, bianco. È marrone. No, questo qua è bianco. Questo al centro è bianco. Comunque non mi piace, assaggio? Assaggio, magari a te è la cosa più buona. Assaggio già. Voto? Zero, non mi piace. Zero, raga, zero. La cioccolata 9. Perché è nuova. La stavo aprendo io, me la vuole aprire lui. Ma guarda Teo. Sì, guardate qui il mood di come Alice apre le cose. Ma no. Noci. Ma scusami. Buona, ti ho visto. Guarda, guarda. Quanto è buona? Però una cena così non mi piace, mischiare dolce, salato. Oh. Per il video questo è altro. Altra Nutella, raga, dopo stamattina. Nessuno ha capito il perché io riesco a tenere un tappo con un dito. Oh, ma secondo me perché sei magica. Salagabula, magicabula, bi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 b
Dici con quale altro colore la vorreste vedere? È giallo, secondo me è giallo spazio. Ma giallo non l'abbiamo già fatto. No, abbiamo fatto il verde. E il rosa. Il rosa. E adesso marrone. Raga, scrivete qui sotto il colore che vorreste vedere nella prossima challenge e noi vi accontenteremo come sempre. Ciao raga. Ciao ragazzi. Ah, vuoi tu? Intanto sempre io devo andare. Mi stavo alzando io. Ah, beh, sì. Sono giusto io. Ma che scemo che sono, potevo approfittarne. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti
La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.